Buongiorno e buon inizio di settimana dal TG6. In prima pagina l'emergenza Covid e le buone notizie legate ad essa. Dopo Molise, Sardegna e Friuli Venezia Giulia, dal prossimo 7 giugno anche la nostra regione entrerà ufficialmente in zona bianca. Tra le regole che hanno caratterizzato la pandemia decade quella del coprifuoco. Vediamo il servizio. Solo 7 giorni e poi anche l'Abruzzo sarà per la prima volta da inizio della pandemia zona bianca. Un primo passo verso la normalità a partire dal coprifuoco che verrà abolito, dunque nessun obbligo di rientro verso le proprie abitazioni alle ore 23. Con questa ordinanza saranno diverse le attività, dalla ristorazione alle cerimonie, dalle attività ricreative fino a cinema e spettacoli che ripartiranno dopo lunghi mesi di stop. Sarà possibile organizzare feste, soprattutto quelle che si tengono dopo le cerimonie civili e religiose, sempre però garantendo la sicurezza. I tavoli dovranno essere disposti in modo tale da garantire il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti di tavoli diversi. Mentre per ora dalla circolare ministeriale non sembra esserci riferimento specifico al Green Pass in zona bianca. Per quanto riguarda i ristoranti, si potrà tornare a pranzo e cene anche all'interno, con il ristoratore che dovrà garantire sempre un numero massimo di persone ammesse all'interno, dove resta obbligatorio l'utilizzo della mascherina per andare in bagno, pagare il conto, entrare e uscire dalla sala. Sarà possibile tornare ad organizzare e partecipare a congressi, sagre e fiere, dove andranno riorganizzati gli spazi per consentire l'accesso ordinato ai partecipanti. Potrà essere rilevata la temperatura e tutti i visitatori dovranno indossare la mascherina. Dal lunedì prossimo, via anche alla riapertura di sale giochi, scommesse, bingo e casinò. Qui sarà vietato l'uso di giochi collettivi che impediscono il distanziamento interpersonale. Ripartenza anche per piscine termali e centri benessere, dove è fortemente consigliata la prenotazione, sia l'utilizzo di spogliatoie e docce, ma garantendo la distanza di almeno 2 metri, mentre all'aperto bisognerà garantire almeno 10 metri quadrati per ogni ombrellone. Comunque, anche in zona bianca resta in vigore l'obbligo di distanziamento interpersonale, con l'obiettivo di evitare gli assembramenti, così come l'uso obbligatorio della mascherina all'aperto quando non si potrà mantenere la distanza e al chiuso nei luoghi pubblici. Prevista la sanificazione nei luoghi chiusi e una corretta areazione. Ancora la pagina legata alla sanità, critiche arrivano alla gestione sanitaria della giunta regionale da parte del capogruppo PD Silvio Paolucci, che denuncia un arretramento dell'Abruzzo sui livelli essenziali di assistenza. Il servizio è di Paolo Renzetti. Critiche arrivano dal centro-sinistra alla gestione della sanità nella nostra regione da parte della giunta Marsilio. A bacchettare è il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale Silvio Paolucci, che sottolinea come dopo 10 anni l'Abruzzo abbia perso posizioni sui LEA, i livelli essenziali di assistenza sanitaria. Per il capogruppo del Partito Democratico la causa è soprattutto la mancanza di un vero e proprio piano sanitario. Noi lo avevamo sempre sostenuto, senza una programmazione, con i disastri della giunta Marsilio saremmo arretrati. Così è. Sono dati precedenti alla pandemia in cui si raffrontano i rilevamenti di tutte le regioni e mostrano per la prima volta dopo 10 anni, al primo anno di gestione Marsilio, un arretramento per quanto riguarda i livelli essenziali dell'assistenza, indicatori per misurare rete ospedaliera, territorio e prevenzione. Non va bene e non ancora abbiamo i dati della mobilità, purtroppo noi siamo a conoscenza che la migrazione dei cittadini abruzzesi e delle famiglie abruzzesi verso altre regioni è aumentata. Tutto ciò avviene perché non c'è lo straccio di una programmazione e anche il Covid, peraltro, poi successivamente a questi dati che sono del 2019, ha impattato e molto in questa regione perché sono rimaste indietro tantissime prestazioni. Non si può non avere un programma. Tutti i programmi sono addirittura dopo 2 anni e mezzo della precedente legislatura, scaduti al 31 dicembre 2018. E se tu non dici alle ASL sostanzialmente cosa vuoi fare, come vuoi investire, su quali eccellenze, rete dell'offerta dal territorio alla prevenzione all'ospedale, vuoi dare priorità? I risultati sono questi. È davvero molto grave quello che sta accadendo nella mancanza di governance in sanità in questa regione. Torniamo a parlare per un attimo di emergenza Covid-19. Anche Chieti nelle ultime settimane ha fatto registrare un notevole calo dei contagi. Intanto prosegue la campagna vaccinale anche in vista dei prossimi esami di maturità. Il servizio di Alcheta Lase.
Numeri sempre confortanti, quelli che arrivano dall'analisi dei tamponi nella nostra regione. Tra i capoluoghi di provincia anche Chieti, come Pescara, da alcuni mesi fa registrare un calo drastico dei contagi. Soddisfatto di questo risultato, il primo cittadino, Diego Ferrara, il quale plaude il comportamento dei suoi concittadini e invita a non abbassare la guardia in vista dell'imminente ingresso in zona bianca. Per quanto riguarda Chieti, sono almeno due mesi che viviamo una situazione veramente bellissima. Trovo ogni giorno zero contagi, un contagio, zero contagi. Chieti ha un'incidenza di contagi inferiore a tutte le città e a tutti i paesi della provincia di Chieti. Abbiamo un RT bassissimo di 0,75, inferiore alle altre regioni, quindi siamo in una situazione veramente ottimale, e questo grazie ai vaccini, alla campagna vaccinale che con tante difficoltà, alcune di esse non dirimibili, sta andando avanti benissimo. Io stesso sto vaccinando a domicilio tanti pazienti anziani non deambulabili e trovo una grossa corrispondenza nella cittadinanza. C'è ancora da fare con i ragazzi, i maturandi e gli altri studenti. Completeremo quella che è e che è l'obiettivo del commissario Figliuolo, cioè quello di aprire a tutte le classi sociali e di età la vaccinazione. Io sono certissimo che per quest'estate, per la fine dell'estate, riusciremo ad arrivare all'immunità di gregge e spero che ci potremo mettere alle spalle questo brutto anno. Ci spostiamo a Pescara ora, dove si continua a lavorare su più fronti per evitare la chiusura del centro psichiatrico di Via Vespucci. Il servizio è a cura di Paolo Renzetti. Si continua a lavorare su più fronti per evitare la chiusura del centro psichiatrico diurno di Viale Vespucci a Pescara. Dopo l'appello dei sindacati schierati al fianco di lavoratori e degenti, una richiesta alla ASL di rivedere la decisione è arrivata anche dal Comitato Ristretto dei Sindaci, presieduto dal primo cittadino del capoluogo adriatico, Carlo Masci. Noi abbiamo sottolineato un tema. Non possiamo perdere nella città di Pescara dei servizi sanitari, soprattutto in questo momento storico. Sembrava che questo dovesse succedere o potesse succedere a seguito di provvedimenti emanati dalla ASL. Il Comitato Ristretto dei Sindaci è servito per chiarire le varie posizioni amministrative. La ASL ha dimostrato ampia disponibilità a rivedere il processo amministrativo per fare in modo che Pescara non perda il centro diurno, ma acquisti una casa famiglia necessaria per i pazienti psichiatrici, per i pazienti neurologici. Quindi c'è un percorso che abbiamo avviato nell'incontro che si è avuto ieri. Io penso che questo incontro porterà dei risultati positivi, anche perché noi ci siamo messi a disposizione della ASL per trovare degli spazi che possono essere adeguati in tempi medio-brevi per fare in modo che quel servizio, che sembrerebbe essere stato svolto per troppo tempo in maniera provvisoria in un locale non idoneo, possa invece essere svolto in un locale idoneo per la tutela dei pazienti e per un servizio ovviamente migliore. Nel frattempo la ASL ha detto che sta valutando una proroga, sta ragionando, ovviamente ci sono dei percorsi amministrativi che devono essere messi in campo. La cosa che noi abbiamo ovviamente preteso, e la ASL ci ha dato ampie garanzie, è la tutela dei pazienti, che sono poi le persone fragili che devono essere tutelate, e la garanzia che i percorsi sanitari siano i migliori possibili. Abbiamo sottolineato che il Comitato Ristretto dei Sindaci vuole svolgere a pieno la sua funzione di controllo, ma anche di cinghia di trasmissione tra il territorio e coloro che dovranno decidere. L'assessore alla sanità Verie si è detta assolutamente disponibile. Noi abbiamo detto che vorremmo vedere una bozza che non sia definitiva, ma vorremmo trattare e ragionare con la ASL per verificare quali sono i servizi essenziali che dobbiamo mettere in campo nel presidio ospedaliero
di Pescara, di Penne, di Popoli, perché l'ASL di Pescara non ha soltanto il presidio ospedaliero di Pescara, per il quale oltretutto stiamo anche facendo una battaglia per portarlo al DEA di secondo livello, come già avrebbe dovuto essere da tempo. La Verisi è dichiarata disponibile, quindi ci ragioneremo sicuramente, ci siamo detti che faremo altri appuntamenti a breve proprio per verificare bene il piano di riordino della sanità ospedaliera. Ed un grosso esemplare di cinghiale ha fatto capolino nella serata di ieri sul lungomare Ernesto Cordella di Vasto Marina, a poca distanza dal pontile, come potete vedere nelle immagini. La presenza dell'animale in serata intorno alle 21 è stata immortalata da diversi smartphone con video condivisi sui social, subito diventati virali. Nei giorni scorsi un altro cinghiale, sempre a Vasto Marina, era stato segnalato nella zona dell'ex stazione ferroviaria di Piazza Fiume. È la prima volta che un esemplare di cinghiale si spinge dall'entroterra fino sulla costa. Fortunatamente però l'animale ieri sera non ha causato problemi alle persone intente a passeggiare tranquillamente sul lungomare. Torniamo di nuovo a Pescara, presentata oggi a Palazzo di Città la 49esima edizione di Pescara Jazz. Vediamo. Assessore, torna il Pescara Jazz, 49esima edizione, un traguardo davvero ambito per un grande avvenimento per la città di Pescara e non solo, per tutto l'Abruzzo. Assolutamente sì, uno dei grandi eventi che, come ho sempre detto, sui quali Pescara, il Comune di Pescara punta tantissimo, un evento di altissima qualità, non solo, un evento che dura varie settimane, quindi porterà a Pescara tantissimo turismo musicale con grossi introiti diretti e indiretti per le attività commerciali e per la città stessa con il marketing territoriale. Siamo orgogliosi, anche l'anno scorso il Pescara Jazz è andato in scena, ci sarà un nuovo presidente a cui vanno i miei auguri per la prima volta che insomma dirige la 49esima rassegna del Pescara Jazz, c'è un nuovo CDA e il Comune è sempre presente, perché questo è un grandissimo evento sul quale il Comune di Pescara ha sempre puntato e punterà sempre. Per enfatizzare, mostrare il rapporto sempre fecondo tra il jazz e il mondo della canzone, in particolare avremo di fatto una prima assoluta molto importante, perché Gino Paoli, un protagonista della canzone italiana, si unirà per una serata insieme a un gruppo jazz di 12 fiati molto gustoso, davvero sarà una sorpresa per il nostro pubblico, si chiama Funkoff, insieme produrranno questa rivisitazione del suo repertorio. Poi c'è un'altra chicca molto importante, che è il primo incontro tra Enrico Rava, che è forse il nostro musicista jazz più rappresentativo al mondo, più conosciuto, e Fred Dersch, che è uno dei più importanti pianisti in questo momento, un pianista raffinatissimo, noto per la sua eleganza. E questo incontro è davvero molto particolare e credo che caratterizzerà questa edizione del Pescara Jazz. Poi sempre per la sezione delle canzoni, delle songs, abbiamo questo spettacolo molto particolare di Vinicio Capossela, che naturalmente non è un artista jazz, ma ha preparato uno spettacolo in occasione del 700 anni di Dante, che si chiama La Bestiale Commedia. Quindi uno spettacolo molto diverso da quelli che fa lui solitamente, e anche qui invito il pubblico a vederlo, perché è davvero uno spettacolo molto raffinato, molto bello. Il 5 e 6 giugno Piazza della Rinascita di Pescara ospiterà il Pet Pride, la kermesse del mondo animale. Vediamo. Assessore, il 5 e 6 giugno gli animali, i cani, ma non solo, saranno protagonisti in Piazza Salotto a Pescara. Sì, una grande festa per i nostri amici a quattro zampe. Pescara sarà invasa da animali e l'invito è quello di non abbandonarli mai. E partecipate tutti, perché ci saranno grandi divertimenti. L'abbiamo fortemente voluto perché è una novità, dove non ci saranno solamente i nostri pelosetti, ma ci saranno i gatti, i pappagalli, sarà qualsiasi tipo di animali. Giustamente ci saranno anche, c'è anche un angolo dove ci saranno possibilità di adottare qualsiasi tipo di animale.
Sono due giorni di eventi, saranno presenti tutte le unità cinofile dello Stato, Guardia di Finanza, Polizia, Associazione Carabinieri, Protezione Civile, Croce Rossa, dove con i loro animali fanno le esibizioni che durante l'anno fanno i soccorsi. Poi ci sarà un'iscrizione, che in questi giorni sono già iscritti in tanti, per un pet model, una sfilata di animali senza distinzione di razza, dove c'è una giuria presieduta dall'assessore Dinisio e da Tessa Gelisio, e praticamente dove ci saranno anche dei vincitori, il più simpatico, tutta una cosa molto molto carina. Saranno due giorni di eventi in piazza Salotto. Come mai avete scelto Pescara? Noi ne facciamo una all'anno di queste manifestazioni in giro per l'Italia. Quest'anno è toccata Pescara anche perché cioè, ce l'hanno richiesta già l'anno scorso, poi causa il Covid è stata rinviata e quest'anno abbiamo dato la precedenza a Pescara. Lo sport adesso, presupposti differenti e situazioni ancora da risolvere. Così Pescara e Teramo cercano la quadratura ad un mese dal termine per l'iscrizione al prossimo campionato di Lega Pro. Il servizio di Jacopo Forcella. Lo stallo prima del momento delle decisioni. Pescara e Teramo, pur con presupposti diversi, vivono momenti paragonabili dal punto di vista della provvisorietà dell'attuale situazione. Quello che c'è di fatto è ancora quello che è rimasto rispetto alla stagione appena conclusa e il resto sono ancora idee, solo idee, per il futuro. Perché il 28 giugno, termine ultimo per l'iscrizione alla prossima Lega Pro, si avvicina e in ogni caso la struttura sportiva del 2021-2022 andrà comunque organizzata in qualche modo. In casa biancazzurra quello che è certo è che va individuata la figura del direttore sportivo, mentre a Teramo, pur se in scadenza il 30 giugno, Sandro Federico potrebbe comunque essere confermato. Questa è la prima sostanziale differenza tra due club che hanno strade diverse anche dal punto di vista concettuale. A Pescara serve un cambio di rotta dopo lo shock della retrocessione dalla Serie B alla Serie C ed è per questo che sono giorni di nomi e voci relative a chi potrebbe essere l'uomo chiamato a ricostruire un progetto rinnovato in tutte o quasi le sue componenti. Il nome più caldo è quello attualmente di Pietro Fusco, che a Pescara peraltro ha già giocato stagione 2004-2005 e che conosce bene l'Abruzzo perché con gli scarpini ai piedi è stato anche a Castel di Sangro e Lanciano. In settimana potrebbe esserci la scelta da parte del presidente Sebastiani. Individuare il nuovo direttore sportivo consentirebbe di risolvere anche l'enigma relativo alla casella fondamentale del nuovo allenatore. In questo momento c'è ancora Gianluca Grassadonia, ma non è scontata la permanenza del tecnico, anche se l'ultima parte di annata, a differenza di quanto accade un anno fa per Sottil, potrebbe essere stata utile per strappare il rinnovo. E questa è un'altra sostanziale differenza col Teramo, che invece non avrà più Massimo Paci, accasatosi a Pordenone in Serie B. In casa biancorossa la ricerca di un nuovo timoniere invece è scontata, ma anche in questo caso tutto parte da chi si siederà dietro la scrivania. Non è un mistero, il filo rosso che legava Paci a Federico e la partenza del primo, tuttavia, non dovrebbe per forza di cose incidere sull'eventuale permanenza del secondo. Altra differenza è quella dell'organico in casa Pescara. Dopo l'ok a prolungare l'avventura di Memmusciai, anche Balzano potrebbe essere una pedina per la prossima Lega Pro. Anche Masciangelo potrebbe avere un'opportunità in terza serie, ma in generale la necessità è quella di ricostruire, se non da zero, quasi. A Teramo invece, pur con parecchi elementi sotto contratto, per capire se ci sarà rivoluzione o no, c'è da aspettare le eventuali conferme o addii dei protagonisti, molti, in scadenza il prossimo 30 giugno. Se lasceranno in tanti causa mancato rinnovo, allora la rosa che verrà avrà una fisionomia rinnovata per forza di cose. Dovessero invece prevalere le conferme, si andrà sulla falsa riga della stagione appena conclusa. Una prospettiva impossibile questa per il Delfino, che ha bisogno di dare una ventata nuova ad un ambiente che è reduce da due retrocessioni consecutive. La prima scampata per la questione Trapani, la seconda invece certificata dal campo.
L'unico vero punto in comune, però, sembra la ricerca di forze nuove che possano permettere di dare slancio a progetti calcistici non proprio nella fase ascendente, per utilizzare un eufemismo. Sia Sebastiani sia Iachini cercano introiti per dare nuovo vigore alle loro idee. Sarebbe quello della base societaria il primo tassello, anche antecedente alle architetture calcistiche. Ma di tempo ce n'è pochino, di opportunità davvero col contagocce, e chi saprà cogliere l'opportunità giusta, ammesso che ce ne sia una, potrà presentarsi ai nastri di partenza con maggiori velleità. Scendiamo di categoria nel recupero della 29esima giornata del girone F di Serie D. Giulianova sconfitto al Quinto Ricci di Aprilia per 1-0, rete decisiva di Vasco su calcio di rigore. Nella ripresa, anche se i giallorossi sono ormai certi della permanenza in categoria, riviviamo le azioni salienti del match di ieri. Buon pomeriggio a tutti voi dal campo Quinto Ricci di Aprilia, da Carlo Edoardo Canepone. Stanno entrando in campo Aprilia e Real Giulianova, ma prima dell'inizio della gara verrà consegnata una targa al campione della Aprilia, Ruben Oliveira, che come tutti ormai sapranno ha dato l'addio al calcio giocato. Più di 400 presenze in carriera con 70 gol. Ha vissuto anni straordinari in Serie A, ha indossato la maglia della propria nazionale, l'Uruguay, ha fatto innamorare Aprilia e i propri tifosi. Grazie di tutto Ruben, questa è la targa che è consegnata a Ruben Oliveira, un campione che ha giocato in grandi squadre. Fischietto in bocca del signor Bruno Spina. Comincia la partita tra Aprilia e Real Giulianova, primo possesso in favore dei giallorossi. E gli strappa il pallone, attenzione perché recupera sulla tre quarti l'Aprilia, c'è un po' di spazio per Succi, che va con il sinistro, parata bassa di Mora. Palla centrale, Barlafante sul sinistro, Barlafante si crea lo spazio, tiro smorzato, facile per Salvati. Perde qualche metro il Giulianova che però rimane nei pressi dell'area, poi il tiro e il palo da parte di Massetti. Improvviso il destro del numero 11 che ha colto impreparato Salvati, che viene salvato dal palo. La Ghigna cerca lo spazio per il sinistro, ancora la Ghigna, fa tutto bene la Ghigna! Palla fuori di nulla! Ma si prende tanti applausi dalla tribuna, Eric Laghigna. Duplice fischio, si va al riposo con il risultato di Aprilia 0, Giulianova 0. Forcini stoppa il pallone, pensa al tiro, poi scarica dietro per il destro da parte di De Cerchio. Palla alta, lontana dai pali. Bosi che mette giù, punta tedone, ancora Bosi, sterza contro sterza, poi si ferma. Palla interessante e c'è il calcio di rigore per l'Aprilia, è andata a terra, mi è sembrato Pesone, mentre arriva anche il giallo per caso. Parte Vasco, intuisce Mora, ma non basta, l'Aprilia è avanti, realizza dal dischetto Lorenzo Vasco, subentrato da 15 secondi al posto di Succi, si prende la responsabilità di battere il rigore e lo realizza battendo Mora al 21esimo ormai del secondo tempo. D'Antonio, puntaglietti dietro per De Cerchio, fa partire il destro, palla larga non di molto. C'è spazio quindi per il Giulianova con Barlafante che tocca con il destro e la palla scivola al lato di nulla, grandissima chance per il Giulianova. 1, 2, 3, eccoli qua i tre fischi. Vince l'Aprilia 1-0 contro il Real Giulianova, decide il rigore di Vasco a metà ripresa. Aprilia che sale a quota 38 punti in classifica, Giulianova che rimane terz'ultima ma comunque salva a quota 28. Cambiamo ora disciplina, Matteo Bertoli è un nuovo giocatore del Pineto Volley, il figlio d'arte sarà un nuovo schiacciatore dell'ABBA, un profilo di alto rilievo non solo per i suoi 198 cm di altezza ma per un campionato di spessore che sarà utilissimo alla causa, un'importante pedina a disposizione di mister Rovinelli in vista della prossima stagione di Serie A3. Per il profilo classe 1988 numeri impressionanti e un curriculum di tutto rispetto,
con 312 partite in 12 stagioni tra A1, A2 e B1. Ultima stagione con Pool Libertas Cantù. In precedenza esperienze anche a Ortona, Castellana, Tuscania, Spoleto, Mondovì, Reggio Emilia, Milano, Brolo, Santa Croce, Massa Versilia e Isernia, tutte in Serie A2. In A1 invece stagione 2007-2008 con la Cimone Modena. E questo era il nostro ultimo servizio. Vi ricordo che quelli che avete appena visto li potete trovare sulla nostra piattaforma YouTube. Io vi ricordo l'appuntamento con questa sera con la trasmissione Replay a cura di Enrico Rocchi, che con i suoi ospiti analizza il momento del Pescara e la situazione in fase di allestimento per il prossimo campionato. Da parte mia l'augurio di una buona giornata con i programmi di TV6.